Prima fila, Magazine. Teatro Europa Auditorium, uno spettacolo che mi incuriosisce tantissimo, lo dico subito scoprendo le carte. Io adoro La Divina Commedia, sarà vintage, non so, sarà una cosa da secchioni, ma io ho scoperto La Divina Commedia dopo le superiori, perché alle superiori naturalmente quando ti obbligano a studiarla, insomma, fai un po' fatica, sì, la apprezzi, ma fino a un certo punto, e poi quando sono diventato più grande ho deciso di rileggermela tutta ed è meravigliosa. Allora, c'è uno spettacolo che si intitola La Divina Commedia Opera Musical. Come è nato questo progetto? È nato per rileggere, proprio come hai fatto te, cioè nel senso, intanto cercando di ridare alla Divina Commedia la sua pasta vera, la sua pelle vera, che è quella di un libro. Ora, per fare questo bisogna fare un processo complicato, non è quello di accostarsi a un libro che reputiamo difficile da capire, no, il processo è cercare di fare, e ho cercato di farlo assieme al mio team creativo, un reset intellettuale. Cos'è un reset intellettuale? Cioè 700 anni di parafrasi, di illustrazioni, se diciamo la parola inferno abbiamo Gustave Doré, abbiamo il rosso, no? Invece ho cercato di ridare a questo libro ciò che è, cioè la possibilità fertile di ogni lettore che di fronte a un libro inizia a immaginarsi il proprio mondo fantasy, il proprio ultramondo o submondo, come insegna Dante. Quindi, distaccandomi in parte dalla didascalica visione o da altri filtri artistici che in tutti questi secoli ci sono stati, e lasciando un po' più di libertà, non al rispetto testuale che c'è, ma quanto alla messa in scena di questi tre mondi, perché poi sono tre: uno, l'inferno, che è dolore per sempre, l'altro che è il paradiso, che è bene per sempre, l'unico che è temporale, che è uno scorrimento, è il purgatorio, che è questo regno di mezzo, insomma, che permette, insomma, l'accesso poi al paradiso. Le nuove tecnologie aiutano a entrare nell'immaginario dell'inferno, del paradiso e del purgatorio, dei quali sono stati fatti disegni, dipinti da 700 anni a questa parte, forse anche prima, e che ognuno poi può in realtà immaginare come meglio crede, rispetto anche alle descrizioni di Dante, che sono precise ma lasciano uno spazio di immaginazione, proprio perché era il bello della sua scrittura. Assolutamente sì, lui effettivamente è una persona eclettica, è un Leonardo, diciamo, è un pre-Leonardo, perché è scenografo nelle sue descrizioni, perché è uno sceneggiatore, è un drammaturgo, perché mette dialoghi e battute anche simpatiche a volte, racconta scenari, quindi uscire da quello, prendere spunto da quello per andare in un proprio mondo era complicato ma entusiasmante. In fondo devo dire che non c'era la necessità, grazie anche al produttore, alla famiglia Gravina, che ha creduto in questo recupero culturale di questo patrimonio, non c'era il desiderio, come nemmeno in me, di arrivare a un prodotto confezionato, cioè a un'orchestrazione pronta, a un cofanetto. No, questo è un lavoro in viaggio, come lo è La Divina Commedia, e se penso che Dante ha fatto viaggiare, sta facendo viaggiare tutti, però senza muoversi di un millimetro, questo è straordinario. Nel farlo però era importante, è importante, che io sono un uomo di teatro, e quindi sono molto attento a utilizzare le tecnologie come le animazioni videomapping in 3D, qui molto presenti, ma nel rispetto dell'attore, cioè non costruisco e non ho voluto costruire un film, perché il film non si vede a teatro, si vede al cinema, ma è un altro linguaggio. Qui c'è la presenza degli attori che nell'unico tempo possibile del teatro, che è il presente, si relazionano al pubblico. Quindi per rispondere, le animazioni e il videomapping 3D, questa enorme tecnologia, è ad utilizzo dell'attore e da utilizzo della storia, è uno in maniera equilibrata degli elementi di scrittura. Allora, nel ricordare che molti cittadini di Bologna e provincia forse non sanno che ci sono alcuni punti della città citati nella Divina Commedia e di cui abbiamo delle lapidi che lo ricordano, una è sotto la Garisenda, una è Porta Maggiore, che noi abitualmente chiamiamo Porta Mazzini ma si chiama Porta Maggiore, credo Dante abbia citato anche la chiesa di Casalecchio, vado un po' a memoria, potrei sbagliarmi. L'invito è quello di uscire dal centro e venire al Teatro Europa Auditorium per vedere La Divina Commedia Opera Musical. Grazie mille. Grazie a voi, vi aspettiamo per viaggiare insieme e per leggere insieme.